tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi facciamo un video un pochino diverso dal solito e vorrei mostrarvi due prodotti che ho, diciamo, nella mia collezione inerente a Star Wars, ma questa volta non sono né Lego né film, ma bensì sono due super libri, diciamo, per appassionati come me, ma sicuramente credo di fare cosa buona e giusta a portarli sul canale, perché sono due volumi, diciamo, completamente diversi tra loro, ma allo stesso tempo molto utili per chi vuole approfondire un pochino di più il discorso di Star Wars e conoscere un po' meglio i retroscena che ci sono stati durante le varie riprese della trilogia classica. Questo su uno dei libri, mentre sull'altro per conoscere un po' meglio tutti i personaggi, anche quelli minori che di solito nessuno conosce. Per cui andiamo a vedere un pochino da vicino questi due libri, cosa contengono e cerchiamo di analizzarli un attimino insieme. Allora, iniziamo con questo, The Star Wars Archives, che praticamente riguarda solo la trilogia classica, quindi da episodio 4 a 6, periodo 77-83. È un libro di Paul Duncan ed è edito da Tusken. Ovviamente poi vi lascio il link in descrizione. Questo è un libro in lingua originale, quindi solo in inglese, ma siccome Star Wars è piuttosto internazionale, va bene così, nel senso che sicuramente ormai la conoscenza della lingua inglese è parecchio diffusa, per cui suppongo che i più di voi saranno in grado di leggerlo lo stesso. Per chi invece non dovesse essere in grado di leggerlo, almeno può guardare le figure, perché comunque sono veramente belle. Questo è un libro veramente interessante, dove possiamo trovare gli script originali, le foto bellissime dei set, e come potete vedere qui all'epoca non esistevano mica plugin ed effetti speciali per fare ad esempio le scritte iniziali, per cui dovevano essere fatte veramente a mano in questo modo. Ma poi è un libro che contiene veramente di tutto e di più. Ad esempio qui potete vedere il progetto di R2-D2, che doveva contenere una persona, un nano, e quindi di base ci mostrano come doveva essere all'interno. Veramente fantastico, per gli appassionati è un must da avere assolutamente. Qui ci fa vedere come doveva essere Darth Vader all'inizio, poi vabbè, scene strafamose che tutti conosciamo, e chiaramente andando avanti all'interno del fascicolo, ora non è che ve lo posso mostrare tutto, però ad esempio ecco, questa mi è venuta sotto mano, questa scena qui, vediamo quando Grido si trova con Han e c'è la famosa scena dove Grido spara ad Han o Han spara a Grido, a seconda della versione che stiamo vedendo. Qui c'è una bellissima immagine del Millennium Falcon in fase di costruzione, perché all'epoca era stato costruito sul serio, e tante altre bellissime immagini, poi andando avanti, quindi arriviamo sull'Impero colpisce ancora e ovviamente poi al Ritorno dello Jedi. Vi consiglio veramente, caldamente, insomma, di impossessarvi di una copia di questo libro, perché è veramente tanta ma tanta roba. Appunto, se siete appassionati la metà di me, dovete averlo per forza, perché appunto ci sono tantissime cose da leggere, tantissimi retroscena e veramente tante informazioni, con appunto i set, le varie ricostruzioni che fecero all'epoca, perché specialmente per quanto riguarda la trilogia classica, ovvero in un periodo in cui non esisteva nessun effetto speciale, tutto quello che vedete è veramente stato realizzato. Quindi se potete, acquistate una copia di questo libro e scoprirete veramente tantissime cose belle. Per quanto riguarda invece quest'altro, Star Wars Atlante Galattico, vediamo che contiene mappe, carte stellari, teatri di battaglia e cronologie, edito da Giunti. Ovviamente anche di questo vi lascerò il link in descrizione, ma in questo caso è in italiano
Abbiamo veramente anche qui tantissima roba da vedere, a partire, diciamo, dalla descrizione dei vari mondi, delle varie galassie e comunque i vari pianeti che abbiamo visto decine di volte nei film, però in questo caso possiamo vedere un pochino tutto meglio nel dettaglio. Ci sono le cronologie, in questa cronologia quindi possiamo vedere bene tutti i fatti, gli eventi che conosciamo nei film, diciamo, fino ad arrivare alla conclusione, quindi qui arriviamo, c'è anche Rey e quindi tutte le parti. Mi sembra che questo però volume sia uscito in concomitanza di episodio 8, per cui non tiene conto di episodio 9, che ovviamente non c'era ancora e quindi non è incluso. Però in generale anche qui c'è veramente tantissima roba e vi suggerisco appunto di rimediarlo perché anche qui ecco ad esempio tutta la sezione di Yavin 4, poi che dire, ecco Mon Cala, c'è Mortis che appunto sezioni che magari sono state approfondite più nelle serie TV o dei cartoni animati, diciamo. Poi che altro? Ecco, c'è la base Starkiller, quindi qui siamo già in episodio 7, ma come potete vedere ci sono tanti dettagli, tante cose spiegate veramente bene. E ecco, questo è il pianeta dei Wookiee. Poi che altro posso farvi vedere? Ah, ecco, Mandalore, quindi qui c'è tutta la spiegazione, tutti i fatti riguardanti Mandalore che non sono stati trattati mai abbastanza. C'è la parte di Jedha. Ok, Tatooine, Jakku, Endor, quindi tutta spiegazione, tutti i personaggi, tutti i passaggi fondamentali su Endor. Ok, poi vediamo Geonosis. Ok, poi vediamo Naboo. E insomma, anche qui, diciamo, abbiamo tantissime cose che magari conoscete già, però in generale abbiamo qualche dettaglio in più che magari potrebbe essere sfuggito nel corso del tempo e quindi in questo caso, con questo volume, possiamo sicuramente approfondire meglio. Ad esempio, qui c'è la sezione di Kamino, quindi con i clonatori e la loro bellissima città nel mare, per cui anche in questo caso, se ne avete la possibilità, vi consiglio di rimediarlo, farlo vostro, insomma, per studiare meglio tutte queste sezioni bellissime. E quindi, come avete visto, sono due volumi, appunto, completamente diversi tra loro, perché questo qui è più serioso, nel senso che, al di là del fatto che è in lingua originale, ma comunque questo è un volume un po' più pensato per gli adulti, dove appunto ci sono retroscena e tante cose legate alla trilogia classica che magari non sapevamo, in quanto appunto retroscena, o dettagli, quindi come gli script e comunque tutte cose che non è detto che siano conosciute perché appunto sono veramente da super appassionato. Mentre per quanto riguarda questo Atlante, probabilmente, anche se io a buoni 45 anni ce l'ho, mi è stato regalato e lo tengo molto gelosamente, comunque potrebbe essere adatto anche per i più giovani, per i più piccoli, perché comunque è disegnato, c'è poco da leggere, più da vedere, quindi sicuramente è più adatto anche per i ragazzi. Ovviamente vi consiglio di vederli entrambi perché sono uno completa l'altro, quindi sono complementari e poi per un buon appassionato di Star Wars non possono mancare. A questo punto, se vi è piaciuto il video, vi chiedo il solito pollice in su e vi ricordo di iscrivervi al canale così da non perdere nessuna delle mie prossime cose. Detto ciò, vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!